Siamo pronti, piccio? Oh! E a sera la pompare non ci vede. Ed era sommato di natura un prete di pasta sul pallone e alla nostra avventura. Bravo! E il signor Valente, allora Salvatore, tu hai una esperienza serie di Facco abbastanza positiva, come ti apprezzi ad affrontare questo campionato di terza categoria? Mi auguro di vincere. Guarda la telecamera. È emozionato il bambino, ancora deve fare molta esperienza, accanto a gente di esperienza come il signor Riccardo, ci spostiamo a dei tuoi compagni. Allora Riccardo, dopo un bellissimo campionato giocando a Cerramacco, ho visto che ha detto forse una fetteria, comunque secondo me hai giocato abbastanza bene. Allora, siccome ho fatto questa prima parola che ti sei comportando abbastanza bene, il mister ti sta dando fiducia, tu come vuoi ricambiare domenica? Voglio ricambiare ancora un bel gol. Una grande promessa impegnativa. Quindi dalla tre quarti. Allora tu preferisci giocare da mezza punta oppure da centrocampista? Perché? Ma poi quello lo deciderà il mister. Ho capito. Va bene, seguiamo qui fino a Montagna che deve andare a prendere l'aereo. Rispondiamo sempre sulla nostra sinistra dove c'è Giorgio Chiellini. Allora, vedo che questa sera, scusate un attimo, ci sono delle c'è sempre quello che fa sempre gli scherzi di musica. Vedo che questa sera vi siete distreggiati bene, tu il dirigente, sette birre, quattro pizze e sei porzioni con la terra. Pannelle del fulaio. Allora, non so se forse ce l'hai una domanda, perché purtroppo mi sei stato. Sono i giovani. Tu sei rare molto alla tua squadra, come che ti presenti in questa partita di domenica? Sì, ho avuto dei problemi, però in onda. Buonasera a tutti, siamo qui con il secondo allenatore, ma ultimamente si è dimostrato di essere il primo portiere, mi scusate. Signor Paolino Schillaci, detto Saponetta. Scusate,
perché quando è vedi mia e non la prende mai. Errore valutazione, prendi valutazione nelle mani. Poi ho scoperto per l'ultima volta e ha detto non vedo, boom, ma parla legge, come mai? Allora quest'anno hai detto che vuoi togliere il posto a Popolino? No, come mai? Non lo so. Lo penso, a me allenamento, la prima cosa che è allenamento quando posso io vengo. Io devo dire una piccola cosa, siamo andati a cercare i soldi dallo sport. Signor Ricotta, ah, e ci ha dato 100 euro e nella clausola c'era scritto che devo fare 3 partite di sola regata e 3 fuori casa, se no soldo non c'era, è vero? Sì. No, c'era, non c'era, comunque salutiamo Paolino, devo andare a prendere l'aereo pure lui. Allora, questa qua è un giro che andiamo a fare con gli attaccanti, che devo promettere quante volte faranno quest'anno. Iniziamo da Piero Gracci. Allora Piero, quante volte promette di fare quest'anno? Spero di farne almeno 3, però uno più importante dell'altro. Ho capito. Bravo. Siamo qui al stadio, anche lui deve promettere tutti i gol che farà quest'anno. Spero di farne più possibile. E quanti? Almeno 3 pure lui, va bene. Allora Carmelo, i tuoi colleghi Pietro e Dario hanno promesso 3 gol ciascuno, tu quando ne fai? Io farei una partita, poi il destino non si sa mai. E ma tu quando ne prometti a questa squadra? 6-7. Una partita 6-7? Ah, pure una partita, se mi capita una partita. Non è giornata. Tu ce la metti tutta? Io ce la metterò a tutti. E io per quando me... ce l'hai? Allora siamo qui con Drumello Claudio. Allora Claudio, i tuoi compagni hanno detto 3 gol a testa a Dario e Pietro e 7 gol di Carmelo. La media è molto bassa, tu quanto ne prometti? 7 gol è la stessa cifra dell'anno scorso. Tu farai 10 gol. Mister mi fa giocare. Questo è importante, quindi è un messaggio che lancia il mister. Soprattutto decisivo. Questo è importantissimo allora. Va bene, salutiamo Claudio. Abbiamo qui presente Zaccaria, un uomo più esperiente della squadra, poi oltre a fare... Zaccaria che è un uomo esperiente, ci dà tutti i consigli della squadra, che ha giocato in tanti paesi. Ti tocca il culo, non capisco perché. Comunque noi vogliamo sapere alla squadra quando ci tiene, quando farai, per portare avanti questo. Mi sono preparato abbastanza bene, se non ho infortuni spero di fare 10 gol il giorno d'andata e 5 giorni di ritorno. Bravo! Se non faccio, lo prometto qua davanti a tutti, se non faccio 15 gol in questo campionato vi pago la pizza a tutti. Bravo! Davvero bomber, signor Zaccaria. Aspetta. Da premettere che farà 15 gol in totale, 20 minuti da giocare in tutto il campionato. Veramente bomber. Facciamo intervista all'angolo. Vai.